La Nissa ritorna al Marco Tomaselli e ritorna alla vittoria. A fine gara abbiamo sentito il presidente Sergio Iacona e il centrocampista Manrico Messina, autore del terzo gol bianco scudato. Per la squadra del Mazzara abbiamo ascoltato le parole dell'allenatore Dino Marino. Le ambizioni sono quelle di continuare un percorso di crescita graduale e soprattutto quella di fare innamorare nuovamente gli sportivi di Caltanissetta e farli tornare allo stadio. Oggi c'è stata una bella risposta, però devo dire che ancora dobbiamo migliorare. Io ho provato una grande emozione a vedere le maglie biancoscudate di nuovo su questo terreno di gioco e quindi francamente penso che da qui può iniziare un percorso in cui fare un campionato tranquillo. Il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato questo e non chiediamo altro. Poi magari riuscire a programmare il futuro in maniera più, anche più convinta, ma con tranquillità. Già crediamo di avere potenziato abbastanza la squadra, probabilmente tra qualche giorno sarà a disposizione un giocatore molto importante, in grado davvero di fare compiere un salto di qualità, quindi probabilmente potrebbe mancare solo un ulteriore ritocco, però già adesso bisogna aspettare qualche giornata perché ci sono tre, con quello di cui parlavo, sono quattro nuovi innesti, il tempo anche di trovare un po' di intesa tra di loro, però secondo me non può che migliorare la squadra. Noi siamo convinti che ci sono delle squadre sicuramente più forti della Nissa, anche perché hanno fatto investimenti più importanti, però ce ne sono tante che sono sicuramente dietro di noi, quindi noi non abbiamo l'assillo di doverci salvare, contrariamente a quello che ho letto in alcuni commenti veramente stupidi, beceri. Noi siamo assolutamente tranquilli e scendiamo ogni domenica per cercare di vincere, poi quello che viene ci prendiamo. Non abbiamo fatto i punti fino ad ora che avremmo meritato per le qualità che ha questa squadra, secondo me, e quindi dobbiamo rifarci a tutti i costi, dobbiamo cercare di andare bene, ora stiamo iniziando a ingranare, soprattutto da quando è cambiato sia il mister che un po', diciamo, lo spogliatoio, ora è veramente compagni fantastici con il gruppo, la società, siamo un tutt'uno, è veramente difficile trovare un ambiente così bello e sano. E quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare bene veramente e per raggiungere quello che ci spetta veramente e che spetta veramente anche a Caltanissetta come piazza, perché con il tifo che c'era anche oggi e spero che sarà sempre di più, è uno spettacolo, sia in tribuna centrale che i nostri ultras. È stata una partita aperta, volevamo vincere tutte e due, siamo passati in vantaggio, poi siamo stati un po' incapace a non trattenere il risultato. Loro hanno pareggiato subito e alla fine, proprio allo scadere del secondo tempo, sono passati in vantaggio. Lì un po' ci siamo innervositi tutti, tutti, pure io, per carità. Negli spogliatoi abbiamo parlato, abbiamo cercato di sistemare qualcosa. Siamo usciti con l'appiglio giusto, siamo usciti con la mentalità giusta, li abbiamo messo sotto, però non siamo stati capaci di fare il gol del pareggio. Loro bravi ad aspettare e ripartire e hanno fatto due gol. Complimenti a loro, alla Nissa, al presidente, all'allenatore. Complimenti, una bella squadra quadrata. E poi una cornice di oggi che c'era tanta gente. Peccato, peccato. Mazzara oggi, come dico sempre, deve raggiungere altri 7-8 punti per una salvezza tranquilla. Però se ce la giocheremo, siamo lì, ce la giochiamo. Ogni domenica giochiamo per vincere. Se andiamo ai playoff, bene. Se non ci andiamo, non succede niente.